forza a fidare, cioè devono uscire allo scoperto definitivamente e dire che comanda lui. Che Berlusconi. Allora, voglio dire, io no, in effetti ho fatto una domanda interessante, perché davvero il Partito Democratico non è riuscito a produrre nulla, soprattutto anche le nuove leve, incredibili, sono le peggiori, cioè davvero un minimo, neanche i giovani del PD, un minimo di autonomia, sono i peggiori, cioè, guardate, Speranza è una delle nuove leve, pensate davvero come stanno messi, sì, la Boschi, si parla di Nardella, no? Forse futuro sindaco di Firenze. Io voglio raccontare un aneddoto, non sono convinto, lo dico sempre, che fosse Nardella, ma al 90% era lui, perché io mi diverto anche in Parlamento, è anche un modo per sopravvivere, prendere anche in giro il potere, lo facciamo con Caro Sibilia, con Mario Di Stefano, in Commissione Esteri, che quando c'è, che ne so, Cicchitto che presiede, Cicchitto dice: ma chi deve parlare, il PD o il PDR? No, la P2 Presidente. Ci fanno vari modi, anche perché prendere in giro il potere ti fa capire che può finire. È umano il potere, umanizzi, se lo umanizzi capisci che finisce e che questi Gesù Cristi qua che si credono andranno a casa, credi, andranno a casa. Utilizzare l'ironia è anche un modo per umanizzare un fenomeno, se lo umanizzi capisci che ha una un inizio e una fine, come tutti i fenomeni umani, come l'impero romano. Nardella, ripeto, mi pare fosse lui, stava seduto su un divanetto del, non so se la sai questa, del Transatlantico, che è questo grande corridoio davanti all'entrata di Montecitorio, e giorni delle votazioni delle primarie del PD, io andai a prenderlo in giro, e c'era lo scandalo, no? A Salerno, tessere false con De Luca, il sindaco, e gli andai a dire: avete tesserato mio nonno, che è morto nell'87, e Nardella mi rispose: veramente? Dammi il nome e cognome e cerco di fare qualcosa. Nardella era uno scherzo, cioè una battuta, cioè per lui era plausibile. E questo come dire, tesserato mio nonno morto all'87. Ecco, questa è la nuova classe dirigente. È evidentemente, esatto, evidentemente stanno alla canna del gas, li hanno tirato fuori Renzi in 4 e 4-8, perché hanno paura del risultato elettorale degli europei. Perché con Letta in questo modo, tra l'altro Letta, pensate che vi dico, secondo me Letta è la persona più credibile del Partito Democratico. Non gli fate l'applauso a Letta?